Era tempo che avevo deciso di fare un disco diverso, cioè non volevo fare un disco anche questa volta con una raccolta di canzoni, seppur belle, come ho sempre fatto fino ad oggi. Mi sarebbe piaciuto fare un disco a tema, ma ancora era solo un'idea embrionale, non capivo che cosa volessi in realtà e quale fosse il tema. Poi un giorno ho letto il libro di Pino Aprile, che si intitola Terroni, e sono rimasta un po' folgorata dalla scoperta di una nuova storia dell'Italia, una storia che nessuno ci aveva mai raccontato prima, che non è nei libri di testo. E questa scoperta mi ha fatto riflettere sulla sorte del sud dell'Italia, ma non soltanto, sulla sorte del sud del mondo, che è più o meno sempre la stessa. Il sud del mondo è stato sempre depredato, derubato, umiliato, offeso, assassinato e abbandonato. Questa è la nostra realtà, ma la realtà che accomuna l'America del Sud, l'Africa, hanno tutti un comune denominatore, terra di nessuno. Mi sembrava così bello fargli un omaggio e dedicare questo disco al sud in generale. Ho sempre amato la musica latinoamericana, sono sempre stata curiosa della musica africana e in questo disco almeno ho cercato di dare una sfaccettatura completa del sud. Come un'arpa praticamente, sembra... È bello, eh? Senti che suono angelico che è bellissimo. Ci sono molti cori africani in questo disco ed è stato molto divertente. Il giorno che sono arrivati ci siamo divertiti tantissimo perché questi africani e questi senegalesi sono di una simpatia contagiosa. E cosa vuol dire? Vuol dire dovunque va, cioè, ti piace. Bisogna trovare una parola che somiglia, c'è questa metrica prima che dica, non so, speranza, non so, libertà, non so. Déjà, on se voit pas. Des fois, nous avons mis à mesure, nous comptons mesure 1, 2, 3, 4, 4 mesures. Hop, ok. Sono arrivati qui molto timidi. Quando poi hanno sentito il tema del disco, che cosa volevo dire, si sono talmente con tanto entusiasmo si sono lanciati in scritture anche, hanno scritto dei testi i testi di questi cori che poi mi sono fatta tradurre in queste lingue misteriose, infatti le risate, non mi fate scherzi, non mi fate di parolacce, perché nessuno di noi poteva immaginare che cosa volessero dire. Però ringrazio Nati, ringrazio Abadarà, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che hanno reso quella giornata bellissima e tanto divertente. Facciamo delle parole, faccio un po' finta di capire. Quanto pesa il cuore da portare... Non mi fate dire le parolacce, A riganza in cerchio sulle gambe. A riganza in cerchio sulle gambe. Devi chiamare ancora... Abbiamo un guai, tu che è attaccata una voce. Eh sì. Dunne chiama... Dunde chiama. Bulmae, bulmae. Bulmae, bulmae. Alimuala, no, io sulle gambe. Alimuala, 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 alimuala.